anche ovviamente presidente onorario di questa associazione di Milano Vapore, e quindi una testimonianza fissa qua in questa associazione. Grazie ovviamente di essere qua con noi anche per questo convegno così importante sulla crisi e possibili anche soluzioni, crisi delle piccole e medie imprese. Ovviamente ecco il focus del suo intervento. Intanto ringrazio Giampaolo Berni per aver dato vita a questa associazione che devo dire si occupa dei tanti temi di Milano. Oggi affrontiamo la questione delle piccole e medie imprese che sono la spina dorsale dell'Italia, sono realtà estremamente resilienti che anche in una stagione difficile come questa provano a ripartire, a superare le grandi difficoltà. Sono piccole e medie imprese che si occupano dei settori più diversi. Mi è stato chiesto di rappresentare in modo particolare l'ambito della cultura e dello spettacolo, credo che su questo purtroppo la manovra economica del governo faccia veramente poco, ma noi come Forza Italia abbiamo presentato tanti emendamenti, tante proposte, perché riteniamo che piccolo è bello, e quindi non è vero che le piccole e medie imprese rappresentino un problema dimensionale per la crescita del paese, anzi sono realtà che resistono alle troppe tasse, alla troppa burocrazia, ai tanti ostacoli, ai tanti lacci e lacciuoli che rendono difficile creare posti di lavoro, rischiare, investire. Nonostante queste difficoltà, le piccole e medie imprese danno lavoro a tantissimi giovani, difendono il Made in Italy che è il nostro brand, e quindi insomma rappresentano un patrimonio di straordinario valore che noi dobbiamo difendere e promuovere. Bene, grazie. Grazie.